a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e questa è la nuova borsa diamante che ho realizzato all'uncinetto con il cordoncino Swan. Gli ho attaccato questo click clack a forma rettangolare, come vedete c'è questo punto in rilievo che forma dei rombi, appunto delle specie dei diamanti. Ho decorato la mia borsa, l'ho impreziosita ulteriormente attaccandoci delle perline color tortora, color beige, che si abbinassero al cordoncino che ho usato. Sono andata a inserirci i piedini sotto e appunto questo è il risultato. Vedete, il laterale è così e questo è quanto. Io spero che questo progetto vi piaccia, vi ricordo il sito www.merceriamare.it dove acquistare tutto il materiale, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo tutorial e fatemi sapere i vostri commenti. Insieme a questa borsa realizzeremo un portafoglio uguale, perché ve l'avevo già promesso un video appunto dove faccio vedere come realizzare i portafogli, quindi se volete fare il coordinato mi raccomando vi lascio in descrizione anche il link appunto di come realizzare un portafoglio abbinato. Un bacione enorme, buon video. Quello che ci occorre per realizzare questa pochette è del cordoncino. Io uso lo Swan Minion che è in questo sacchetto, molto, molto comodo, molto buono da utilizzare. Poi ci occorre una chiusura a click clack. Io utilizzo questa qua di dimensioni rettangolari e ha una larghezza pari a 28 cm. Poi un uncinetto che uso i nuovi uncinetti anatomici numero 3 e un fondo che io ho già realizzato, perché c'è un tutorial dove proprio spiego esattamente come realizzare un fondo rettangolare con gli aumenti corretti, quindi vi lascio il link in descrizione, andatevelo a vedere in modo che anche voi possiate realizzare il vostro fondo, tenendo conto che io sono partita da una base di 34 catenelle, però poi gli aumenti che voi dovete andare a fare sono uguali a quelli che faccio vedere nel video precedente, anche se il numero di catenelle può variare e varierà anche in base alla vostra chiusura click clack. Se non ce l'avete uguale alla mia dovete farla per la dimensione che appunto vi occorre. Io l'ho fatto esattamente di 28 cm e mi viene questo fondo molto lungo e molto stretto, però è quello che proprio che fa il mio caso, perché io voglio andare a realizzare una pochettina non molto grossa di dimensioni rettangolari. Quindi questo è quello che vi occorre, vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamare.it. Quindi una volta realizzato il nostro fondo, che l'abbiamo realizzato a maglie alte, adesso prendiamo il nostro uncinetto e andiamo a realizzare 4 giri di maglia bassa. Faccio una catenella per girare, volto il lavoro, e per ogni maglia del nostro fondo andremo a realizzare una maglia bassa fino ad ottenere un numero di 4 giri appunto di maglia bassa. Vedete, semplicemente per ogni punto sottostante del fondo vado a realizzare un punto basso. Una volta realizzati i 4 giri di maglia bassa, vi faccio vedere come andare a iniziare il punto diamante che vedete io ho già iniziato. Allora, voi prendete il vostro uncinetto e dovete fare la prima barretta come se iniziaste, quindi esattamente dal punto dove siete andate a puntare un po' sbiecati. Io conto sempre 3 punti, quindi 1, 2, 3 rispetto a dove sono. Punto qui, quindi in basso nel primo giro, non in alto ma nel primo giro, prendo il filo, lo tiro e vado a fare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché vado a lavorare 3 maglie basse nei punti seguenti, quindi 1, 2 e 1, 3. E adesso devo fare la mia V, quindi vado a puntare nel punto stavolta a fianco a dove sono andata a puntare prima, tiro e vado a lavorare una maglia bassa. Voilà, adesso conto di nuovo dal basso 1, 2
e 3 punti, vado a puntare nel quarto e di nuovo tiro su il filo e lavoro una maglia bassa. A questo punto lavoriamo di nuovo 3 maglie basse normali nel giro normale, no? In alto, quindi 2 e una 3, e adesso dobbiamo andare a puntare esattamente qui dove c'era già l'altro punto. Prendiamo il filo, allunghiamo la maglia lunga 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 e andiamo a lavorare una maglia bassa in modo da formare queste V, vedete, in questo modo. Adesso dobbiamo andare a iniziare l'altra dall'altro lato, quindi saltiamo 1, 2, 3, punto nella quarta nel giro del fondo, tiro su il filo in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa. Faccio 3 maglie basse nel primo giro, 1, 2 e una 3, e adesso vado a puntare nel punto a fianco, prendo il filo, tiro e vado a lavorare la mia maglia bassa, e vedete che si creano queste V in rilievo che sono bellissime. Quindi adesso salto 3 punti dal fondo, vado a fare la mia barretta, poi lavoro 3 maglie alte in alto, vado di nuovo a fare la mia barretta e così via, appunto, per tutto questo giro. Dopodiché andremo a lavorare sopra di nuovo altri 4 giri di maglia bassa. Eccoci qui, dopo aver realizzato di nuovo anche i nostri 4 giri di maglia bassa, dove semplicemente per ogni punto del giro sottostante sono andata a realizzare un punto basso, così per 4 giri, adesso vi faccio di nuovo vedere come realizzare il punto che completa il motivo, il punto in rilievo appunto che completa il motivo del punto diamante. Quindi, noi siamo qui e dobbiamo andare esattamente sopra a creare una via al contrario in modo che si formino questi rombi, puntando sempre qui dove c'è il foro delle stanghette che abbiamo realizzato prima. Quindi adesso io, ad esempio, sono qua appunto nel foro, tiro fuori il mio filo, lo allungo e vado a realizzare una maglia bassa. Stessa cosa vado a fare per completare l'altra barretta, deve partire sempre da qua, vado nel foro qui di intersezione tra i due punti, prendo il filo, lo allungo e vado a realizzare un punto basso. E vedete che ho completato il motivo, dopodiché vado a lavorare 3 maglie basse, 1, 2, ok, e 3. Da qui di nuovo devo andare a completare il motivo, quindi con il punto di nuovo nel punto di intersezione qui dove vedete dove c'era l'altra barretta, prendo il filo da dietro, lo tiro, lo allungo un po' e vado a realizzare una maglia bassa, e vedete che si forma l'altra stanghetta della V. La stessa cosa adesso vado a fare qui, puntando di nuovo giù in basso, prendo, tiro sul filo e realizzo un'altra maglia bassa. Guardate un po', vedete che si forma appunto il nostro rombo del punto diamante. Adesso di nuovo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e ripetiamo lo stesso identico procedimento. Quindi di nuovo con l'uncinetto vado a puntare qui nel punto di intersezione, tiro su, allungo bene il filo e vado a fare una maglia bassa. Stessa cosa di nuovo andando a puntare però dall'altra parte e andando a completare il motivo. Quindi così allungo, tiro fuori il filo e vado a fare un punto basso. E dopodiché andiamo a lavorare di nuovo 3 maglie basse. Quindi una, due
e 3. E di nuovo ripetiamo il motivo per formare il nostro rombo e proseguiamo in questo modo per tutto questo giro, vedete, creando appunto il nostro punto diamante. Ho perso l'uncinetto, ok. Quindi vedete, qui avevo fatto le 3, vado di nuovo qui, ve lo faccio vedere ancora una volta, prendo il filo, lo tiro e realizzo un punto basso. E stessa cosa faccio dall'altra parte, puntando sempre qui, nel punto di intersezione, allungo il filo e vado a realizzare un punto basso. Adesso proseguiamo di nuovo con 3 maglie basse e così via, con i punti allungati per completare questo giro di motivo. Quindi, come potrete vedere, il nostro modulo si svolge su un totale di 10 righe, 4 di maglia bassa, una dove facciamo il giro questo qua col punto di rilievo che abbiamo fatto prima, di nuovo 4 giri di maglia bassa, siamo a 9, e il decimo che è questo qua che stiamo facendo adesso. Eccomi qui, sono tornata e guardate, sono cresciuta con la mia borsa, con questa lavorazione, come vi dicevo, e ho realizzato 6, diciamo, giri, chiamiamoli così, da 4, quindi 6 di questi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 V, lavorata una all'insù e l'altra sopra al contrario, quindi ne lavorate sempre una a V e una il giro dopo la V rovesciata, una V e una V rovesciata, e così appunto per tutta la lavorazione. Guardate come viene, mi piace moltissimo, poi l'ho già piegata qua sui lati perché andrà poi così, se no voi ce l'avrete dritta in questo modo, basta che la fate rientrare e si piega leggermente sui lati. Adesso, come saprete, se avete già visto i miei tutorial, per andare ad attaccare il click clack e per fare in modo che la borsa si apra a dovere, quindi verrà più o meno alta così, vedete, io voglio attaccare il click clack, diciamo qua, la base qui dove sono arrivata, e ancora realizzare alto così della mia borsa. Quindi adesso, come saprete, per far sì che il click clack si apra, dobbiamo lavorare i pezzi, il davanti e il dietro della borsa, separati, separandoli qua sui lati. Quindi adesso andremo a lavorare una metà in questo modo, e poi l'altra metà separata, sempre con questo tipo di lavorazione. Quindi partiamo subito. Adesso io in questo caso il mio giro terminava qui e io sono arrivata appunto col mio uncinetto qua, però vi ho detto che dobbiamo lavorare la metà davanti, diciamo da qua a qua più o meno, no? Perché sia una metà. Quindi adesso ci spostiamo con punti bassi fino ad arrivare lì, in modo da poter iniziare il giro. O tagliate il filo e ricominciate, oppure appunto ci spostiamo, come faremo adesso, come farò io in questo caso, con delle maglie bassissime. Quindi mi metto qua e vado a lavorare una serie di maglie bassissime in questo modo, fino a spostarmi diciamo alla metà della mia borsa, dove voglio arrivare, che è qui. Vedete, ci siamo quasi. Ok, direi che siamo arrivati alla metà, diciamo, dove dovevamo arrivare. Quindi adesso giriamo il lavoro, perché non lavoreremo più in tondo, ma lavoriamo davanti e dietro, avanti e indietro, e quindi andiamo a realizzare 4 giri di maglia bassa.
Adesso semplicemente andremo quindi a lavorare 4 giri di maglia bassa, uno per ogni punto sottostante, come abbiamo lavorato per tutta la lavorazione, solo che invece di girare attorno a tutta la borsa andremo fino all'altra metà e torneremo indietro, quindi inizieremo la nostra lavorazione a pannello per quest'ultima parte. Adesso quindi per ogni maglia bassa appunto vado a realizzarne un'altra. Quindi una volta terminato il primo giro di maglia bassa e essere arrivati alla metà, diciamo, della nostra borsa, giriamo il lavoro e andiamo a ripetere un altro giro di maglia bassa sopra quello che abbiamo appena realizzato, fino appunto arrivare all'altra metà dove abbiamo iniziato. Quindi adesso semplicemente per ogni punto sottostante andiamo a ripetere un giro di maglia bassa e in questo modo sarebbe il secondo, e dopodiché dobbiamo andarne a realizzare altri due, sempre da una metà all'altra. Vedete? In questo modo. Quindi semplicemente vado a realizzare un punto basso per ogni punto sottostante. Così per questo giro più altri due, dalla metà borsa all'altra metà. Così. Una volta realizzati anche questi 4 giri di maglia bassa, adesso continuiamo appunto diamante. Quindi mettiamo il nostro... giriamo il lavoro, purtroppo dobbiamo lavorare al contrario, ma non sarà comunque un problema. E dobbiamo spostarci qui al centro per poter realizzare le due barrette. Qui, per poter poi realizzare le due barrette che vanno a completare la nostra via al contrario, che vanno a completare il rombo del punto. Quindi facciamo una maglia bassa, due maglie basse, ancora una in questo modo. E adesso andiamo a puntare l'uncinetto nel foro qui, prendiamo il filo, lo tiriamo e realizziamo una maglia bassa. Vedete che andiamo a realizzare la barretta che completa il nostro punto diamante. È veramente difficile lavorare in questa posizione, solo che non so come farvelo vedere diversamente. Ok. Adesso stessa cosa, puntiamo qui, tiriamo di nuovo sulla barretta esattamente come facevamo prima e facciamo la nostra V al contrario, che completa appunto il nostro punto. Adesso faremo di nuovo 3 maglie basse e poi andremo di nuovo a fare la V e così via per tutto questo giro, esattamente come abbiamo realizzato tutta l'altra borsa, solo che adesso andremo a farlo solo su questa parte. Terminato il punto diamante, che appunto si interrompe qui, ripartiamo a realizzare altri 4 giri di maglia bassa, perché appunto dobbiamo andare a riempire tutto questo spazio. Vedete che se io metto il mio click clack più o meno qui, mi manca ancora almeno un giro, cioè 4 giri di maglia bassa più un altro giro di punto diamante, e poi vediamo come andare a riempire qua sopra. Allora, ho realizzato questo giro qua, che era quello che avevo iniziato con voi, e poi ancora un altro dove ho di nuovo continuato a fare il motivo a rombi, a punto diamante, quindi ho fatto ancora 4 giri di maglia bassa più il punto diamante, e poi sopra ho realizzato un giro intero ancora a maglia bassa. Questo è il risultato e come potete vedere qui in centro il click clack monta alla perfezione. Dobbiamo andare a riempire i due buchi che ci mancano. Quindi io ho posizionato qua, non so se si vedono, due spilli, che è il punto dove inizia e dove finisce la parte curvata, dove l'altezza appunto è giusta, mentre qui dobbiamo ancora salire. Quindi adesso vi faccio vedere come proseguire. Voi quindi, anche se avete un click clack fatto in questo modo, dovete andare a segnarvi il punto qua dove, diciamo, l'altezza va alla perfezione. Vedete che qui cala ancora, invece lì è perfetto. Quindi dovete assolutamente segnarvi i due punti. Dopodiché cosa facciamo? Una catenella e iniziamo di nuovo a lavorare un giro a maglia bassa.
e lavoriamo ogni punto fino ad arrivare al primo spillo. Quindi per ogni punto sottostante fino al primo spillo andiamo a realizzare un punto basso per ogni punto sottostante. In questo modo. Vedete che qua in centro si è creata la curva. Adesso voltiamo il lavoro e ripetiamo lo stesso procedimento per altri due giri. Quindi da qua a qua faremo le maglie basse, all'interno dei due spilli faremo le maglie bassissime e nell'ultimo tratto faremo di nuovo le maglie basse ancora per altri due giri. Guardate, ho realizzato entrambe le mie parti. Infatti se tolgo il clic clac potete vedere che ho terminato appunto la mia borsa. Adesso non ci resta che andare a vedere come attaccare il clic clac. Per primissima cosa vado a infilare un ago con un filo più o meno dello stesso colore che passi nei fori del mio clic clac. Dopodiché apro il clic clac, vedete che il mio è aperto, e vado a posizionarlo esattamente nella posizione dove voglio andare a cucire la parte, diciamo una delle due parti. Andiamo a posizionarlo in questo modo e dopodiché con l'ago infilato passiamo nella parte lavorata e nel primo foro. Ho già attaccato il click lock nei primi 3 o 4 punti perché altrimenti non mi stava fermo e non riuscivo a farvi vedere. Comunque prendiamo l'ago, lo passiamo all'interno della parte lavorata all'uncinetto, in questo modo, e tiriamo. Questa è la parte più difficoltosa di tutta la lavorazione, attaccare il click lock è sempre la parte più noiosa e più difficile. Comunque ce la faremo anche in questa volta. Passiamo all'interno della nostra parte lavorata. Se vi si sposta non importa, l'importante è che lo rimettiate a posto prima di andare a passare nel foro. Quindi una volta passati nella parte lavorata all'uncinetto, passate nel foro del vostro clic clac, prendete l'ago di nuovo e lo tirate. Dopodiché dovete di nuovo sbucare nella parte lavorata con l'ago così e passare nel foro successivo, prendere l'ago da sotto e tirare. Quindi adesso di nuovo sbuchiamo da sopra in questo modo e passiamo nella parte nel foro e tiriamo. Vedete, in questo modo cercando di fare i punti tutti il più simile possibile, il più dritto possibile. Dobbiamo proseguire così fino ad aver attaccato tutto il nostro clic clac da entrambi i lati. Quindi sempre parte lavorata, foro, parte lavorata, foro, parte lavorata, foro. E andiamo avanti in questo modo.